Buon pomeriggio a tutti ragazzi dal vostro Kartal. Allora ragazzi, il video di oggi si tratterà di Cristiano Ronaldo in partenza da Real Madrid, direzione Torino, sponda Juventus. Allora, i miei pensieri di Kartal. Allora ragazzi, secondo me, voi sapete tutti che io sono stato anche sempre simpatizzante del Real e a questo bel punto io credo che questa cosa può essere blasfemia fino a un certo punto. Ci sono diversi punti da verificare, come ben saprete, secondo me, perché ragazzi è secondo me, il Real Madrid ha finito il suo ciclo di vittorie. Già basti solamente pensare che Zinedine Zidane, l'eroe delle tre Champions consecutive vinte, abbia già dato le dimissioni e sta per entrare il nuovo allenatore, che adesso non mi ricordo bene come si chiama. Io credo che Cristiano Ronaldo potrebbe sicuramente approdare alla Juventus. I presupposti ci sono, i soldi per me anche, per fare un'operazione del genere per Cristiano Ronaldo, perché come tutti ben saprete Cristiano Ronaldo comunque è un giocatore che, nonostante abbia i suoi 33 anni, è un giocatore immenso, immenso, veramente immenso, perché è un giocatore degno. Comunque ha vinto gli ultimi tre Champions League, una appresso un'altra, una meglio di un'altra, e quindi è tanta roba, tanta roba. Ma se arriverebbe alla Juventus non ci sarebbe lo scandalo? Logicamente tutti quanti che abbiamo paura che Cristiano Ronaldo possa arrivare alla Juventus, Kartal vi dice di no. Perché non ho paura di nessuno, credo nella mia Inter, perché credo nelle mie potenzialità. Non dico mai che arriveremo a vincere noi la Champions o che vinceremo il prossimo campionato, ma noi staremo lì a rompere le scatole a questa Juventus. Se poi a loro arriverà a questo punto Cristiano Ronaldo, ben venga per loro, sono contento. Solamente per una cosa di Cristiano Ronaldo, ascoltate bene qual è la mia contentezza: che finalmente la Serie A riacquisisce dopo tanti anni un grande palcoscenico per grandi campioni che vogliono venire nel nostro campionato. E se Cristiano Ronaldo accetterà la corte della Juventus, ben venga per lui. Ragazzi, c'è poco da fare, la Juventus lo sappiamo tutti, cancro non cancro delle squadre, fatto sta, comunque è una delle squadre dove ha maggior introiti da molti settori. Basti pensare che abbia uno stadio di proprietà, ha vinto gli ultimi sette campionati e gli ultimi quattro Coppa Italia. Quindi ragazzi, non sarebbe blasfemia. Solo che penso che Cristiano Ronaldo a questo punto, questa merdus ci sta provando ragazzi in tutti i modi a vincere questa Champions League, che sinceramente manca da lontano 1996. Sono 22 anni di astinenza pura dalla Champions, stanno provando in tutti i modi e sicuramente con Cristiano Ronaldo potrebbe, usiamo il condizionale, veramente vincere questa Champions, anche se, come ben sappiamo tutti, non è il singolo a fare la differenza, ma bensì la squadra. Vediamo anche Allegri a questo punto come sposterebbe, diciamo, le sue pedine. Vediamo questo mercato infuocato 2018. Io aspetterei la finale dei mondiali per vedere cosa succede, ma comunque se Cristiano Ronaldo, secondo me non è utopia, ma stiamo ad aspettare. Ma se arriva ragazzi, significa che la Serie A finalmente è ritornata bensì alle grandi orecchie di tutti i grandi club d'Europa, dove alcuni top giocatori finalmente credono che l'Italia ancora è un paese degno dove si può giocare il buon calcio e il sano calcio. E con questo vi saluto, ciao ragazzi.